Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vado a recensire, anzi vado a provare più che recensire, questo giochino che si chiama Brain Test, che ho scoperto tramite quei banner fastidiosissimi presenti sulle applicazioni. Questo giochino mi ha incuriosito, diciamo così, e quindi andando a guardare un attimo sull'Apple Store mi sono deciso a scaricarlo, visto che è anche gratis, e a provarlo insieme a voi. Come vedete da queste immagini in anteprima ci sono vari quiz, vari indovinelli e l'età è 4 più, quindi dai 4 anni in poi si può provare. E quindi diciamo che in questo periodo di quarantena, dove magari il nostro cervello è un po' offuscato dalle serie TV, dalle letture, dallo studio, potrebbe essere interessante anche mettere alla prova il nostro cervello. Scarichiamolo subito e proviamo insieme. Apriamo il giochino, consenti, disattiviamo l'audio. Se c'è una cosa che detesto, le musichettine dei vari giochi. Allora, praticamente la grafica è carina, essenziale, c'è questo block notice, la lampadina in alto a destra immagino sia quella che ci aiuterà in caso abbiamo bisogno di superare il livello. Sei pronto? Prontissimo. Vi invito ad iscrivervi comunque a questo canale, perché ci saranno nuove video recensioni di prodotti, ma anche, se vi piacciono, recensioni su questi giochettini che sono carini. Allora, qual è il più grande? Qual è il più grande? Visivamente direi il leone, anche se come animale mi avrebbe da dire elefante. Proviamo su l'elefante. Sbagliato, quindi il leone. Perfetto. Il primo ragionamento è quello che dovevo tenere valido, quindi vabbè. Successivo, partiamo col livello 2. Come far sbocciare questo fiore? Acqua, sole, terra. Andiamo a schiacciare sul fiore, non succede niente. Muoviamo la nuvola, scuotiamola, niente. Ah, c'è il sole dietro, perfetto. Si devono spostare le nuvole. Next. Metti l'elefante in frigo. Il frigo è chiuso, schiacciamo sulla porticina, vediamo se si apre. Ah, double tap. Sembrava facile. Ok, sì, è stato abbastanza semplice. Passiamo al prossimo. Qual è il più vicino a noi? Direi il sole. Wrong. Quindi per esclusione la luna. Ah, ecco, vicino a noi, quindi il gioco di parole, diciamo, non tanto il gioco di parole, ma vicino alla lettera a noi, vicino alla parola a noi c'era la luna, quindi la luna, perfetto. Ok, quindi diamo peso anche alle frasi. Quanto ti è piaciuto il nostro gioco? Beh, 5, fino adesso 5, carino. Ok, non ora. Quanti effetti di pizza ci sono qua? Beh, 5 direi. Wrong, sbagliato. Ok? Si nascondono degli altri effetti. Capito. Quindi quanti sono in totale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 effetti. Viva la pizza. Ok. Qua c'è un banner, uno di quelli che poi, come vi dicevo inizialmente, mi hanno spinto a scaricare quel giochino. Chiudiamo. Nella versione premium sicuramente c'è la possibilità di pagare, ma di non avere la pubblicità, ma non ci dà fastidio. Comunque permette anche di guadagnare agli sviluppatori del gioco. Ho superato il secondo in classifica. Qual è la mia posizione? 1. Primo. No, sbagliato. Perché? Ho superato il secondo in classifica. Qual è la mia posizione? Non è che devo scrivere 1 e poi con questo 0, che forse non ha senso. Primo. Vediamo. No, sbagliato. Allora facciamo così, il vecchio metodo. 1, no, 2. Quindi ho superato il secondo e quindi sono secondo. Ah, ok. Successivo. Ok, qua praticamente se voi andate a schiacciare su uno di questi super ball vi fa guadagnare dei punti che vi aiuteranno a risolvere il quiz, l'enigma, ma vi dovete cuccare la pubblicità. Facciamolo grazie, perché andiamo senza aiutini.
Scorri verso sinistra per sbloccare. Ah, verso sinistra, quindi verso... Vedete, la freccia mi aveva già confuso, il cervello si era confuso. Quindi, sì, l'ho capito, adesso l'ho capito. Mi avete fregato. Passiamo al prossimo. Dai da mangiare il gatto, ha fame. Biscottini che si muovono. Perché non va? È anche molto bello come disegni, come grafica. Mi piace particolarmente. Il gattino non si muove, vero? Salta, sto schiacciando sul gattino, ma niente. Qua c'è questo filo spinato. Non riesco a portare i biscottini. Come mai? Come è possibile? Non si riesce. Dai da mangiare al gatto, ma se c'è sto filo. A volte si deve anche zoomare sull'oggetto, però non va. Doppio click, non lo so, non riesco. Dai, vediamo se si può spostare. Oh, che è successo? Ah, avete visto? Anche la parola gatto è un gatto, quindi ho avvicinato il biscotto al gatto, alla parola, e ho passato il livello. E si deve stare un attimo attenti anche alle parole. E mi piace anche per questo giochino. Adesso c'è ancora un altro banner pubblicitario. Chiudiamo. Dov'è la palla verde? Io non vedo palle verdi. Vediamo se sono nascoste. Non so cosa ho fatto. Praticamente sì, blu e giallo, verde. Ho avvicinato le due palline e si sono mischiati i colori. Perfetto, così. Molto a caso. Senza neanche averlo fatto apposta. Successivo, livello 10. Cosa c'è di sbagliato in questa immagine? Una festa tranquilla. Delle persone. Piuttosto inquietanti, devo dire. Del vino. Beh, mi avrebbe da dire la zucca. Cos'è che è? È una festa di Halloween e di compleanno che ci fa la zucca. Sto schiacciando, non succede niente. Non capisco. Non riesco a capire. Secondo voi, ragazzi, cosa potrebbe essere? Ragionate insieme a me. Potrebbe essere il pagliaccio, il suo cappello, la sua faccia. Questo qua anche inquietante, con la mano in tasca. Potrebbe essere lui. Non è un essere umano. No, non riesco. La ragazza. Facciamo così, ragazzi, non voglio usare gli aiuti, ci ragionerò su, il video ormai sta durando anche troppo, però vi invito a scrivermi qui sotto, secondo voi, cosa c'è di sbagliato in questa immagine e segnalarmelo. Il video quindi direi che termina qui, no, neanche la ragazza e lei, vabbè. Il video direi che termina qui, ragazzi, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.